Benvenuti, siamo qui al ritorno della partita contro il Toro, Coppa Italia. All'andata è finita 2-2 e finale, una partita che è andata abbastanza bene. Un peccato che abbiamo preso il secondo gol, poi siamo stati, vincevamo 2-1, poi dopo ci siamo un attimino persi, però tutto sommato la reazione della squadra c'è stata e adesso andiamo subito a fare la formazione per la partita di ritorno. Allora, io lascerei. Ok, lascerei così e andrei a vedere però solo l'impostazione avanzata e contropiede. Chiaramente non capisco il perché me lo dà solo su uno, sempre la solita storia. E su due, poi facciamo il nostro solito difensivo, anche non è qua, ho sbagliato, scusate. Difensivo mettiamo uno e l'altro facciamo un centrale che non si alzi. Ok, niente, adesso giocheremo di nuovo, proveremo a fargli male, ma sicuramente sarà davvero davvero difficile. Dopo vi dico cosa mi è capitato all'avvio del gioco, una cosa che io non capisco perché tante volte possa fare così. Allora, io direi di lasciare fuori in questa partita Kerrer e mettere Interberger, e vediamo Biraghi in forma, Barker in forma, Cigarini in forma, Diawara in forma. Io farei giocare così. Cigarini lo lasciamo qui, Esposito però lo tolgo e mettiamo Chiesa dal primo minuto. Zaha non è in forma, c'è Edera. Edera, attenzione, c'è anche Gudonsi, però ci sono in forma altri giocatori. Non so chi mettere, se mettere Gomez, Esposito, Asensio, Sinclair, ma io direi Esposito dall'inizio, perché dobbiamo provare subito a fare gol. A fine partita vi dirò cosa mi è successo, anzi possiamo anche dirlo subito, tanto facciamo solo giocatori in attacco che è importante. 1, 2 e 3. E andiamo a salvare, vediamo se me ne tiene la prossima volta. Ok, allora un secondo di attenzione a tutti. Allora, all'avvio del gioco, vabbè, improvvisamente non ho più visto gli amici online, e questo è un problema di PlayStation Network perché la connessione funziona. Ho messo PES e non me lo faceva avviare. Mi diceva controlla la tua connessione, mi dava ADP dei numeri, boh. Ma io non riesco a capire, scusatemi una cosa, i giochi col dischetto non funzionano se non funziona il PlayStation Network? Ma da quando sta cosa? Cioè io non è che gioco online, perché io a calcio online non ci gioco perché mi fa schifo. Quindi, cioè, boh, non capisco il perché. Vabbè, era una piccola parentesi, si parte, dai ragazzi, andiamo e speriamo di fare una buona partita. Piove. Brutte notizie per coloro che non hanno un posto al coperto. Piove a Segnala Torino. infatti che Devo la alzare pressione un po' la atletica telecronaca però. cercherà di diminuire nel corso della serata. L'atmosfera a bordo campo Scusate un non attimo, ma devo sussurrerà tranquillità, alzare. ma a dispetto delle condizioni Siamo atmosferiche, qui gli allo stadio spettatori non olimpico si Grande sono lasciati Torino. intimidire. Scusate un Ciò attimo, che ragazzi, importa alzo è che solo un questi po' vuoti, il cercando commento le tifoserie, non perché faranno è mancare il impensabile loro supporto poter alle squadre sentire troppo basso il commento a me. Che Ok, cornice di pubblico splendida. È si certamente parte, un'accoglienza andiamo degna di raga. blasone delle squadre in campo. Speriamo che non mi faccia la cosa che salta via il PlayStation Gara Network, perché sennò iniziata, non siamo capisco il già in prima perché non mi fa rotazione. giocare. Boh. Comunque non me ne frega un cazzo, non ho più voglia di stare a capire e Mano del impazzire. sabato. Bel Attenzione. gesto tecnico. Mano, insomma, mamma mia, è Da lì può forte. segnare. Ibra subito fermato. C'è E la palla andiamo, proprio davanti. ripartiamo. Bella questa palla. Ancora Chiesa. Chiesa, Chiesa. C'è Subito, un bel pallone subito, proprio subito, da lì. subito. Attenzione, Edera! Mamma mia, Io davvero da buono, litigare. buono, buono, Nuotate del genere possono essere buono. Va bene. pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Abbiamo avuto un minimo di reazione, questo
Fa ben sperare, dobbiamo cercare di segnare un gol e non subirne, oppure anche pareggiare, cercare di andare ai supplementari ma con Decide di gol. andare fascia. Pareggiando con gol andiamo ai Riceve il pallone supplementari. lungo dalla parte opposta. Attenzione qui, subito la Palla porta sulla palla, intercettata, ottimo il suo bravissimo senso Diavara. della posizione. Bella, ancora lo scambio, Chiesa. aspettiamo. Edera. Edera si addormenta. Draxler. Torino, il Toro ha una marcia in più. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Attenzione a Ibra, attenzione, mamma mia. Spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone occasioni Niente, in sbagliamo, passaggio. Toro molto alto, vuole già chiudere la partita, giustamente, è più forte, però in campionato gli Draxler! abbiamo fatto. Mamma mia. Dai, Nessun pallone alzati. sanguinoso. Per poco non pagavano con un gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. Partita che D'altra si parte è prospetta stata molto brava a crearsi difficile. l'occasione, doveva sfruttarla La meglio. stoppa, poi niente da fare. Dunque, rimessa laterale. Non so, sono sempre più propenso a dare via Edera, ragazzi, perché ci sono, io secondo me ci sono attaccanti sicuramente, per carità, più forti di lui. Vedremo. Diavara. Barker. Una conclusione Biraghi. pericolante in questi primi minuti di La gara. difende. Ancora proviamo a avanzare. Ancora palla Biraghi. Si allunga e trova la palla. Niente da fare. Viene Vasquez raddoppiato. prova a Non stiamo spingere sulla giocando mezzala bene anche destra. perché il Toro è forte qui, ci prova la Ibrahimovic Coppa entra. Italia, è detentore della scorsa Vasquez. edizione, quindi attenzione a Ibrahimovic. Ibra, subito fermato, L'avversario ancora ancora dentro. Diavara, andiamo, proviamo a Ecco allungarci un l'occasione di po', contropiede. bella la Prova con la palla destra. qui per Passa. Chiesa, Ci il prova. tiro, mamma Ci mia passa. fuori, mamma mia ragazzi. Conclusione. Mamma mia, cosa si è mangiato Chiesa. Bella palla qua di Esposito. Oh signore. Peccato. Riparte ancora Pallone il lungo Toro. in verticale. Attenzione qui, Daga la scosta. Rivalta il La gioco sull'altra gira, mamma fascia. mia. La gira molto bene per Emanuelson. Benacer. Draxler, Draxler. attenzione, questo è pericoloso. Ibrahimovic Ibra. allarga il gioco a destra. Allarga per Decide di Daga la andare con scosta. l'inversione. Traversone in palla Attenzione. esposta. Mamma mia, calcio d'angolo per il Toro, viene a ricevere Draxler che batte il calcio d'angolo, attenzione qui, buono colpo di testa e poi no, riusciamo ad allontanare Scodella Esposito, in avanti. non capisco perché mi vengono indietro che io l'ho Indietro. messi avanti, non lo capisco sta cosa io, perché devono venire in difesa, ancora la palla. Cittadini. Edera, bella Edera. in mezzo Decide di qua, mamma mia. rimescolare. Occasione per il Ci contropiede. proviamo La ragazzi, mette in ma avanti. Ci sappiamo che è molto difficile fargli gol. mette il Ancora fisico e fermato, conquista il grande. pallone. Palla in avanti verso il compagno. No, figurati se non la Pellegrini toccava, riesce a uscire da una situazione figurati. piuttosto intricata. Izzo è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Ancora Diawara, secondo tempo Benacer. metto dentro anche le altre punte, Scatta verso il dobbiamo cercare di pallone. fare il gol. Manuel, se non lo prendi, fai solo spompare i giocatori. Buona questa palla rubata. Ha tentato l'azione Ancora personale, Cigarini, bravissimo, riuscendolo sono sicuro di cercare fa un'occasione di andare rivalsa. a Calcio di Becasis che rovescio. avanza. A Becasis, palla ancora Edera. qui. Edera, attenzione, Riceve la palla. Chiesa la tiene molto bene. Ecco la palla per Edera, ancora Chiesa, Chiesa. poi si perde, in mezzo alla difesa del Toro. Draxler. E niente ragazzi, mi sa che Emanuelson. anche questa Coppa Italia la salutiamo, pazienza, dovremmo puntare alla salvezza. Ahiai, stanno Mamma correndo rischi mia, davvero Emanuelson inutili. forse tiene un po' troppo la palla dei piedi, riusciamo con il raddoppio ben fatto a rubarla. Palla Barker, attenzione qui. Prova ad Ancora andare. Barker, Riceve Ibra. niente da fare, c'hanno una marcia in più, altri Nuovo. difensori ragazzi, Palla la che non rubiamo sembra però, in loro controllo. fischia Calcio il di punizione fallo, dunque. ma porca di quella puttana, ma dov'è il fallo, dai, ma dov'è il fallo lì, ma dov'è, Izzo.
palla ancora Esposito, Esposito avanza, palla Chiesa, ancora Esposito, bella qui, bella, attenzione, la mette in mezzo, mamma mia che parata stracoscia, mamma mia che parata, ancora Cigarini, sta giocando abbastanza una buona partita, Abecasis, ancora Cigarini, la gira, ancora Ciga, niente da fare, niente da fare, niente da fare. Non si entra in area, questi continuano ad ammonire, ma lasciamo, stendiamo un velo pietoso sull'arbitraggio di questo gioco, ma proprio pietoso, sia che si vinca o si perda, veramente arbitraggio scandalosi. La gioca in profondità. Edera. Chiesa. Niente da fare. Oh madonna mia, scusate se non parlo tanto, ma fa un caldo bestiale, non avevo neanche voglia di giocare. Poi sono oggi, sono un po' giù di morale, lavoro, non si riesce a trovare niente, sinceramente mi sto rompendo le palle. E Diawara, niente da fare, 0-0 che con questo risultato premia il Toro. Grazie. Niente, dobbiamo rischiare tutto per tutto e diciamo aggressivo. Allarghiamo un pochino, sezioni avanzate, attacco facciamo, no, centro, fisso, flessibile, alziamo, togliamo via Edera che veramente se continua così lo manderemo via, mettiamo Gudonsi al posto di dell'ammonito, c'è anche Tonali, ma Diawara sta giocando molto bene. E niente, poi dopo se vanno male le cose lasciamo una sostituzione perché ho in mente di fare un'altra cosa. Proviamo a vedere se così riusciamo a... Scusate, c'ho un messaggio sul cellulare che rompi i coglioni con sti messaggi, cazzo. Va bene, si riparte. Dobbiamo provare tutto per tutto a costo di prendere il gol. Gudon sì. Ancora, gioca la palla, guardate come arretra il Torino. Teme il Pisa. La palla ora per Barker, controlla, la gira malamente perché viene poi ribattuta da... Attenzione qui. Torino che in questa partita sta giocando bene ma gli riesce tutto e noi qui però fermiamo. Niente, palla incollata ai piedi a Ibra. Puoi marcarlo come vuoi, ci sono delle volte che veramente non gliela togli. Enterberger. Lungo passaggio in avanti. Perde il duello fisico con l'avversario. Partita un po' confusionale. Guendouzi. Niente da fare, ti pressano come una bestia, non riusciamo a giocare, non riusciamo a imbroccarne una. Sulla fascia, in profondità. Attenzione qui. Scatta verso il pallone. Si scivola, campo bagnato. Mamma mia. Bella l'azione. Mamma mia ragazzi, ci hanno provato sul serio, niente da fare, sono forti, non c'è niente da fare, ci hanno, minchia, mettono addirittura Hazard, mamma mia, uno squadrone, guardate come vengono a pressare, giocano molto alti. Diawara prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, vai che va dentro, vediamo se può capitalizzare. Che parata stracoscia su Esposito, mamma mia, dai, premiamo la volontà e la reazione della squadra che non molla e questa è una bella cosa. Andiamo a dargli il compito a Diawara e noi facciamo sempre il nostro schema, facciamo due ricevitori, la battiamo subito, vediamo di ridargliela subito, la mettiamo in mezzo, traversa di Gudonsi, ragazzi, sfortuna. Mister Roberto si incazza con la sfortuna che abbiamo e poi fa segno dell'ok perché la reazione sinceramente guardate che bello, mamma mia, stracoscia battuto, Izzo non ha saltato più in alto di Gudonsi. 65esimo, proviamo lo schema da suicidio.
Attenzione però a far salire troppo la squadra, perché se ti vanno via davanti c'hanno gli uomini per far male. Vede l'inserimento del compagno. Niente da fare, riescono a fare tutto. Ci sono delle Manzo riceve partite un bel che pallone. fanno cagare le squadre, ci sono. Ancora Guendouzi Guendouzi, prova a giocarla in profondità. attenzione. No, 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 Gomez, proprio nullo, 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 niente da fare. A me sto attaccante non mi piace per Esterno niente. difensore, la calcia lunga. Mi abbiate pazienza, ma non mi piace, sta Vasquez. giocando veramente male, gli ho dato Ottima tante pressione sulla possibilità. Poi magari palla adesso mi segna il recuperata. gol del passaggio Fallo, nessun dubbio. del turno. Vabbè, pazienza. Stendiamo un velo pietoso anche qui, fallo che non c'era. Questo è quando devi uscire, ti fa già capire da qua come deve andare la partita. Scriptata veramente male, guardate, guardate, guardate come Non corrono. riesce a Madiavara mantenere il vince, possesso. ancora fallo Calcio di punizione per il Torino. per il Torino, chiaramente. Vediamo. Anche Diavara dice, ma cosa fischi? Mo, davvero, guarda, impressionante, mamma mia. Lasciamo solo perdere. Palla in mezzo, giochiamo, non ci arrabbiamo, dai che c'è ancora tempo. Il Torino si affida parecchio al gioco aereo. Cercare Siamo spesso il corpo, troppo sollevare e bassi, dare non la capisco il perché. responsabilità di Non creare si una palla sale. elaborata. Finché è un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Niente da fare. Ci mette la Palla che tu la pezza, un passi. intervento provvidenziale suo. Giocatori che fanno la Lanza, scivolata per cavoli la mette sulla loro. sinistra. Script di questa Emanuelson partita va così. si libera alla Va a grande. merda. Cross in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Cerca di pescare Tentato un compagno fallo qui. Dai. infiltrante. Potrebbe essere una delle loro ultime possibilità per salvare la Dai. situazione. Dai, Gudonsi, credici. Fallo. Niente. Niente, Torino in panico. Ecco l'arbitro che dà lo Perché? svantaggio e Manessa pareggia. Ma perché testa di cazzo bastardo, figlio di puttana, lo ammonisci? Fammi capire, per cosa? Ma vai a cagare che c'era il fallo prima a centrocampo per noi. Stessa cosa. Vai a cagare, va. Coglione. Peccato un offside da guardalinea. Allora ragazzi, proviamo Devono riprovarci. il tutto per Questa potrebbe tutto. essere la strada Mi giusta per il dispiace, ma devo Torino. E in rischiare. questo momento devo Cambiamo lo prendere i schema in rischi questo necessari. script di questa partita Assolutamente. veramente decisa così. E allora so già chi, come metterli. Allora, Esposito, largo, Chiesa, lo mettiamo qui. Ok, anzi, mettiamo Gomez qui al centro, Chiesa lo lasciamo a destra, spostiamo Diawara trequartista e vediamo cosa succede. Più offensiva di così si muore. Togliamo Diawara e mettiamo Tonali trequartista. Vediamo cosa succede. Attenzione, le provo L'arbitro dice di tutte. Le aspettare, provo potrebbe avere ragione il mister, tutte. vuole cambiare Questo rotta. script ha Era già deciso così. ammonito. Il gioco ha Questa deciso così. situazione è Giochiamo per il bene suo e della squadra. alti a costo di prendere il 2-0. Pazienza, ma dobbiamo giocarla fino alla fine. Attenzione qua. Raccoglie ancora il toro a centrocampo. Ibrahimovic Eccolo qui. prova a Niente da verticalizzare. fare, Si Biraghi affaccia. prova, Bella idea. bravo Biraghi, bravo, l'ha fermato Tenta ancora. Hazard. Niente da fare, non riusciamo a togliergliela. Attenzione Va via di forza. qui, Sulla destra. mamma mia come manovrano Passa. bene. Calcio di Fallo. punizione per il Niente Torino. da fare, sono altri giocatori. Dai, ammonisci, dai. Non ammonisci? Strano. Esce Draxler, entra Semedo, palla in mezzo, mamma mia. Palla sua. Vabbè, comunque ci concentreremo molto di più sul campionato. Chiamiamo tutti su, tutti marcati a uomo, eh. Gioca molto alto il Toro. Mazzari questa volta ha indovinato la tattica e C'è la palla lunga in avanti. qui sbagliamo noi, qui abbiamo sbagliato Ibrahimovic. noi. Buona. Dai, dai che c'è Stanno spazio, cercando di andiamo che abbiamo riaprire la 3 punte partita davanti. quando. Guarda Chiesa che chiama palla. Tonali, Tonali. Può provare. Niente da fare. E il portiere
riuscito a salvare. Niente da fare. Non entra, tiro veramente brutto. Peccato il gol. Tanto bravo Interregger. Saremmo usciti lo stesso. E quindi niente. Pazienza, dai, salutiamo la Coppa Italia. Era destino con lo script del gioco, ha deciso così. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cioè io ho schiacciato la X perché facesse pressing e ammonisce. Ma dai ragazzi, veramente non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più. Sì, gli ha dato sul piede, ci può stare, ma evita di ammonirmeli tutti, cazzo. Non c'ho una panchina con 25 giocatori io. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Niente da fare, fai i passaggi e la palla non va. Ha la possibilità di andare. Eccolo qua. Niente da fare ragazzi, era destino così. Poi magari la partita di campionato quando la farò mi fa vincere 3-4-0. Adesso magari mi fa fare il gol, il gol della speranza. Attenzione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Eccolo qua. No, è andato fuori. Ha fallito una clamorosa occasione. Peccato. Usciamo dalla Coppa Italia contro la mia squadra del cuore. Direi anche un po' immeritato, meritavamo il gol. Abbiamo preso una traversa, siamo stati abbastanza pericolosi. Abbiamo giocato tutto sommato abbastanza bene. Niente ragazzi, peccato, peccato. Si esce per il secondo anno consecutivo. Meglio uscire adesso che in vicino alla semifinale. Complimenti a loro, hanno uno squadrone. Niente da fare, ti presto, ne avevano più di noi, ne avevano più di noi, e niente, almeno facciamogli un gol, almeno uno. E conquista la palla. Riceve il passaggio. Niente da fare. C'hanno una velocità che non può giocare. Dai, va, fischia sta fine, dai. Soltanto pochi secondi adesso. Fischia sta fine, fischia sta fine. Se ne va. Attenzione, pronto al tiro. E trova il fondo della rete. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. 1-1, ma non basta. Non si è lasciato scappare. Almeno grande occasione. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Ma no, così siamo pari. Così andiamo in supplementari allora. Attenzione, che così andiamo in supplementari. Ragazzi, sono cotto. Scodella in avanti. Vedrai. E con il fischio finale finisce purtroppo la loro partecipazione. No, siamo fuori perché insomma, hanno segnato un gol in più fuori casa. Se non ci fosse il gol fuori casa saremmo andati ai supplementari. Vabbè dai, non ha importanza, cosa dire, niente, meritavamo noi. Senza ombra di dubbio avremmo meritato noi il passaggio del turno. Per le occasioni create, per il gioco un po' meno. Vediamo il terzo turno, ci sarà Inter-Bologna, bella. Trapani-Lazio, bella anche questa. Milan-Spal, Cremonese-Torino. Roma-Sassuolo, Benevento-Fiorentina, Frosinone-Atalanta e Parma-Juventus. Va bene, peccato, 1-1 che tutto sommato, insomma, dispiace perché avremmo potuto fare qualcosa in più. Qui abbiamo l'Udinese che insomma sarà una brutta gatta da perare, avremo Udinese, Napoli e Parma, insomma... Tre partite davvero dure, però dai, non è andata male, abbiamo reagito bene, ha segnato Gomez, ma a me continua a non piacere. Io voglio attaccanti finiti, attaccanti che già sono prestanti, tipo gente che già è avanti con i voti,
non dico dei super attaccanti, però attaccanti che giochino un po' bene. Niente ragazzi, è tutto, e boh, pazienza, ci abbiamo provato, abbiamo fatto 1-1 e boh, va bene così. Grazie a tutti e a risentirci alla prossima.